Ciao bimbi belli, è un po' che non ci sentiamo, vero? Ma siccome noi finiamo le cose che abbiamo iniziato, bentornati. La nostra avventura solitaria nelle pieghe dell'indie rock continua. 1 febbraio 2008. Bianconi decide che è il caso di fare una foto all'occhio della Bastreghi, omaggiando la copertina dell'album di debutto dei Lass. Lays, non so come si chiama. In circa 2 mesi si mette a pre-produrre le canzoni utilizzando GarageBand. Amen, così si chiama il quarto album in studio pubblicato per la Warner dai Baustelle, contiene 15 tracce e 2 ghost track. È stato premiato con la targa Tenco per il miglior album dell'anno nel 2008, avendo la meglio su Giovanotti, gli After Hours, Vecchioni, De Gregori. Insomma, questo album è piaciuto alla critica. È l'album della maturità baustelliana, citazionismo radical chic diventa sfrenato e tutto il male di vivere maturato nei 3 album precedenti ti cade addosso, tra un Brasini pop e un Massara che non c'è più. Il disco stupisce per quanto è facile da ascoltare, ma anche per la sua profondità, mediato dal suono così catchy ma alternato a momenti di alta composizione e sinfonia. In questo album è contenuta la canzone forse più famosa dei Baustelle, Charlie Fa Surf. Ho 15 anni, programmo la mia drum machine e suono la chitarra elettrica, vi spacco il culo. Deriva ovviamente dall'opera di Cattelan intitolata Charlie Don't Surf, in cui il bambino è inchiodato con le matite al banco. A sua volta Charlie Don't Surf prende il nome da canzoni dei Clash, dalla guerra in Vietnam, da Apocalypse Now, da un mucchio di roba, insomma. È un brano di ribellione adolescenziale, un tema per niente nuovo ai Baustelle, ma anche di conformismo infantile. E per questo piace molto ai giovani che forse non la capiscono proprio appieno, ma non importa. Altra canzone da ascoltare, Panico. Questa è una sorta di cover di This Boots Are Made For Walking di Lee Hazelwood, sebbene sia parecchio rimaneggiata. L'artista era morto solo l'anno prima e Bianconi & Co. hanno deciso di omaggiarlo così. Che volete fare, sono dei romanticoni. Senza dimenticarci delle altre belle canzoni, Alfredo, dedicata ad Alfredino Rampi, chiamato anche in modo per niente macabro Alfredino Pozzo. Buongiorno, sono ormai più di 42 ore che i vigili del fuoco stanno tentando di salvare la vita ad Alfredo Rampi, il bambino di 6 anni, finito in fondo ad un pozzo. Ma colleghiamoci subito con Vermicino, dove c'è Maurizio Beretta. Alfredo è stato il protagonista del famoso incidente di Vermicino. La sua storia venne raccontata nella canzone citando un po' di quelle cose che accadevano nell'Italia del 1981. Forse è la canzone più emozionante di Baustelle. Viene raccontata dal punto di vista del bambino, e vengono raccontate tutte le tappe principali della storia. Dall'uomo ragno, cioè il suo vero nome era Angelo Licheri, che si era prestato per scendere a tentare di salvare il bambino, non riuscendoci, e, come dice la canzone, ma ha tirato il polso, si è spezzato l'osso, perché è effettivamente quello che è successo. Poi, non so, l'arrivo di Bertini, la P2, un po' di cose, robe. È una delle poche canzoni che fa riferimento a fatti realmente accaduti e non così un po' filosofici. Uscendo un po' dal momento tristezza, Baudelaire. Una canzone contro il non suicidio. Nel video della canzone, all'inizio, un Bianconi meditabondo ci chiede: secondo te, a che cosa serve vivere? Nel testo vengono citati personaggi che più hanno rappresentato la figura del personaggio autodistruttivo, che riesce però a rendersi immortale attraverso la propria arte. Baudelaire e Pasolini sono accomunati da questo e le loro vite ci spingono alla riflessione su quale sia il senso della vita. Bene, il nostro percorso sta arrivando alla fine, finalmente. Ho 4 ascoltatori, lunga vita e prosperità. Thank you.
ennesimamente Ghostrack. In questo album ce ne sono due, come abbiamo detto. Dopo Andarsene così c'è qualche minuto di silenzio e poi Spaghetti Western. Una canzone sul caporalato in Puglia, con particolari riferimenti alla zona di Foggia e alla raccolta dei pomodori. Il tutto raccontato in un tema vagamente western, cioè vagamente per niente, molto western, pieno di citazioni di attori di vecchi film e di situazioni tipiche di quei film. Ciao davvero.